Io ho lo sterzo storto e una leva del cambio andata. Diciamo che non funziona. Una pedana, a barre un po' piegate. Hai rotto la strada cadendo? Ok, allora, ovviamente qui facciamo un piccolo salto temporale in avanti e ero già tornato dal mio viaggio. Avevo già fatto riparare la moto e avevo organizzato un giro in fuoristrada per provare la moto nel suo assetto più fuoristradistico. E mi ero fatto accompagnare da Ludovico, Leandro e Andrea. E come traccia avevo deciso di riprendere quella che avevo preparato un anno fa, quando facemmo un giro a settembre sotto la pioggia. E insomma, non è una passeggiata. La traccia inizia in una cava e parte subito in modo molto spinto. Vai, vai! Tieni aperto, eh! Devo venire giù perché devo fare lo slancio! Ah, ma aspetta! Okay. Prova a vedere se riesco a tirarti! Guarda come sono! Sì, ce la fai, ce la fai! Prova a risalire! Non ce la fai? No, devo venire giù! E allora si ma deve girare! Ma tieni la moto un attimo! Sì! La moto. Io taglio la gamba! Aspetta, sei in marcia? Sì, aspetta. Ma la giriamo o la facciamo? No, facendo così. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Verso c'è la montagna, verso l'altra parte. Boh. Verso l'altra parte, adesso. Così. Mentre aiutavamo Leandro a ripartire, Andrea parte. No. Allora, se provi a sgasare e tenere aperto, secondo me. Ok. Vai. Tanto gas. Vai, lascia. Forte, forte, forte. Vai, vai, tieni aperto, tieni aperto. Andrea è il vero eroe di questa avventura, perché era venuto con delle gomme non proprio adatte al tipo di percorso e l'indomani sarebbe partito in viaggio con la fidanzata, proprio con questa moto. Un eroe. Vai, vai, vai. Dai, rimani lì. Ora sei sul duro, quindi potresti partire meglio. Vai. Tieni, tieni. La vai, sgasa, gira a sinistra. Forte, gas, gas, gas. Ancora, tieni aperto. Vai. La partenza ci ha dato il là per la giornata. Probabilmente le strade erano state distrutte dalle piogge di quest'inverno e era difficile partire. Ti ho detto questa parte piccante subito. Oh, un filo di gas e la lascio andare su. A destra? Sì, stai a destra. Questa tra in effetti parte proprio cattiva. Qui nel salire mi sono accorto che qualcosa non tornava, ma non capivo bene cosa. Che fatica. Già il fiatone. Ho già il fiatone. Beh, la palla più larga. Ma oggi studiamo abbastanza, no? Lolo, sei lì. Dipende come va il resto. Ora c'è un pezzo... No, vabbè. Non ci posso credere. Cazzo faccio io? Come cazzo faccio io a raddrizzarla ora che mi manca la di vite di merda? Ok. Ok, ce l'ho fatta. Ora la devo raddrizzare. Avevo storto completamente la leva del cambio e l'unica cosa che dovevo fare era guardarmi attorno in mezzo al nulla e trovare un modo per raddrizzarla. Vediamo se così va bene. Ancora no, la devo tirare ancora. Ancora!
Direi che è accettabile. Questa si è piegata. Si è piegata a L proprio. Per ridi io bestemmio. Vediamo quanto regge sta cagata. E sono ripartito, però dopo pochi metri avevo già capito che non andava bene. Non è guidabile così. No, devo raddrizzarlo di più, non riesco a cambiare. Vediamo sta leva quanto dura. Ciao, buongiorno. Eccoci qua. E qui ci si diverte. Allora, questa è una salita brutta. Brutta, 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 brutta. Più brutta dell'anno scorso. Questa è tosta, veramente. Questa è tosta. Ora vediamo. Lui è forte, ragazzi, cioè, è proprio forte. Per contestualizzare, l'anno scorso mi era andata così. Mi piantai a metà salita, ora mi pianterò subito. È andata meglio del previsto. Bello. È più brutta dell'anno scorso, però è secca, quindi se parti bene. No! Aspetta! Allora, io mi sono piantato qua preciso. Apri gas e tieni aperto. Forte, forte ora, forte. Vai, 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 vai. Aperto, apri, apri. Maiala, che botta. Apri, apri. Boia. Aia. Devo tagliare. Non è facile. Uomo, io lo tenevo, però è quando è in aria così, che cazzo. Aspetta, però così va in giù, eh. Gira il manubrio verso destra. E la accendi, la porti su di gas. Sì. Oh, oh, oh. Oddio! Eccoci qua, ragazzi! Allora... qui possiamo rilassarci un attimo, ora scendiamo giù, quella salita lì che vedete davanti a voi è quella che teoricamente fa parte della traccia, ma non faremo perché stanno facendo esplodere i massi sopra. Conta dei danni per adesso, io ho una leva del cambio, te? Io solo il paraleva. Buono. Leandro, la pedana. E si spera e basta. E Ludo è come se andasse al bar la mattina. Lo conosco. Lui, tranquillo.
Sì, ma non si sale di là. Guarda, si sale da un'altra parte. La traccia qui proseguiva, tuttavia noi l'avremmo tagliata e saremmo andati direttamente al pezzo successivo. Problemi! Che c'è? Problemi! Che cosa? Si riaccende. La moto? Che è il carburatore? Sì, ma la prima volta come lo fa? Mentre stava andando, dal nulla la moto di Ludovico si è spenta e non abbiamo capito bene il perché. Però dopo un minuto neanche è ripartita e non ci siamo posti il problema e allora abbiamo continuato. Ma questo era quello che avevi fatto? Sì. Ma è andato su di là? Come eri scelto da lì, scusa? No, ora si va in là. Ok, ora la teoria lì dove vedi quella piazzola là. Ora devi andare lì dove c'è quella piazzola. Ma non conviene far così, andare dritto lì? No, vai in diagonale. Come fa Ludo? È profondo, ragazzi. No, no, no. No, no, uomo. No, no, eh! No. La mia va sotto così, qua. No. Ce n'è tanta di acqua? No, no, no. No, il cazzo, vabbè. No, è più bassa, fidati. In effetti non era una situazione felice, ma Ludovico è Ludovico e quindi alla fine ce l'ha fatta. Bello, nonno. Che bello! Da lì, non lo so, Ludovico era molto contento e ci è voluto poco perché ce lo facesse capire. No! No! Che meraviglia che sei! Tienila, tienila! Ostana, quanta acqua! Grandissimo, Lea! Tutto a destra, gas! E lì va giù un bel po'! Se toglie il gas è finita! Gas, gas! Gas! Tutto! Vai, vai! Vai! Gas, gas, gas! Gas! Non ti fermare! Bravissimo! Guarda che arrivo! Io lo so che mi schianto, però. Lo sento che mi schianto. Tutti a fare il video, eh? Lo chiamavano Titanic! Voi ridete, scherzate. Mario lì non ci posso fare tutto questo giro perché voleva fare la foto qui. Mi cerchi nuovi. Certo. Era un pezzo di merda. Beh, dai, questo è proprio un parco giochi, è proprio divertente questo pezzo di fiume qua da risalire. E ci stavamo divertendo, dai. Chiaramente nell'albo delle cose intelligenti ci va il fatto che per voler fare una foto con le moto tutte accanto ho risalito il fiume di nuovo senza casco e senza neanche protezioni particolari. Non molto intelligente, però divertente. Piantala!
Les jeux sont faits. A quel punto, sentendosi chiamato in causa, Andrea, l'eroe, la leggenda, che sarebbe dovuto partire l'indomani con la fidanzata in moto, ha risalito anche lui il fiume di nuovo per posizionare la moto meglio. Ti sta entrando acqua nello scarico, vai! Non la leviamo, ve lo dico. Vai, a posto! Che fai? No! C'è il ghiaino dentro. Come può levarlo? Io voglio uscire sempre con te, sappilo. Vai! Che mito, Andrea. Il giorno dopo partiva con la fidanzata in vacanza e il giorno prima si faceva tirare fuori da un fiume. Un eroe. Guarda, lui mi fa sapere. Ecco come si stende la roba sulla moto. Tac! Oh no! Oh no! Arte povera! Sì, vado avanti io che così faccio la figura migliore. Voi in effetti non è che siete proprio, proprio belli quest'altro. Dopo aver pranzato ed esserci un po' asciugati, siamo ripartiti lungo una traccia che mi aveva girato Francesco, che ringrazio. E prometteva bene, mi aveva detto un paio di cose interessanti riguardo a questa traccia. Attenzione, colpo di scena clamoroso! Problemi! 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 Che cazzo? Ma infatti... Ma benzina ce l'hai messa? Ho messo anche a riserva adesso. Cioè tipo mi ha fatto bobo, bobo, bobo e mi sono morto così, capito? È affogato. Cos'è che gli fa così secondo te? Figo figo questo pezzo qua. Una gran figata questo pezzo qua. Ennesima salita, ennesima moto spenta di Ludovico. Non riuscivamo a capire che cosa succedesse. Però potrebbe anche essere che giù il fiume nell'acqua. Questi giapponesi non sono mica affidabili. Quando sei pronto, spingi in giù. Vai, tua. E riparte. Vai a capire perché? Ma glieli dà questi vuoti, eh? Quant'anno? Ehi! Oh oh. Purtroppo quando piove diluvia, insomma la sfiga ci vede bene, quello che volete. Fatto sta che il transalp si spegneva. Che cazzo di posto di merda è per fermarsi? Va un po' avanti per favore, Lea. Ah, Lea, va un po' avanti. E per l'ennesima volta di nuovo era ripartita la moto. E allora siamo ripartiti anche noi. Allora, io mi ero concentrato su prendere il saltino con la roccia e non l'avevo proprio visto. Male? Ma mi hai preso quel piede qua? Scusami. No, vai tra adesso. Però non ci fermiamo in questi posti di merda. Ma io mi sono fermato qua per andare giù lui a dare. No, era già ripartito. Però dopo la curva non ti fermare perché... Qua c'è lo spiano, io pensavo la prendessi largo stretta. Te sei andato dritto per dritto, hai preso il volo. Sì. Vai, vai. Vai, metti in moto. Attento, tanto tiro su questa. Oh, no, Madonna quanto è leggera.
Oh, mi cade di là. Aspetta che mi sposto. Ma perché non sapevo tu fossi fermo qua dietro, sei arrivato troppo veloce. Io me l'ho fermato per lui. Ma non ti fermare. Vabbè, comunque siamo ripartiti, Ludovico è ripartito. Però la cosa è durata molto poco. Infatti, dopo poco... T'è rispenta? Niente, è morta definitivamente, andava spinta. Oh, loro a spingere, io faccio il video. O è il carburatore o è la centralina. Magari se ti faceva già versi così potrebbe essere davvero il carburatore sporco. Forse il carburatore però si ingolferebbe, capito? Nel senso... No, vai, sali su, li spingiamo noi, vai. Nulla, niente. Aveva finalmente alzato bandiera bianca, non c'era più niente da fare. Abbiamo tirato fuori i ganci che fortunatamente Ludovico aveva, abbiamo attaccati alla moto e avremmo cercato così di raggiungere l'asfalto. Dai, allora io vado piano. Vabbè, vorrei anche vedere. Adesso parte. Era la prima volta che trainavo una moto e devo dire che è molto strano e soprattutto serve un'ottima coordinazione tra il trainante e il trainato. Vieni, guida. Dai. Allora, comunque, il modo migliore per aiutare gli amici con la moto rotta è con la birra in mano. La moto non ho capito, non si è capito che c'ha. Ha smontato mezze cose, ha tolto il filtro dell'aria, ora ha fatto un giro senza il filtro dell'aria, è ripartito per un giro di prova, vediamo se va, ma non si capisce che c'ha. Non va la moto. Non va la moto, non va la moto, siamo qui fermi e non sappiamo bene che fare, onestamente, non lo so neanch'io. Tutto funziona, va bene, non ha problemi. Parto, faccio 500 metri, quasi un chilometro, e poi a un certo punto si spegne. Quindi non so se voi avete l'idea del perché la moto si spegne di colpo. Mentre vai. Ditemelo, esatto, mentre vado. Secondo me, vi ho detto, o regolatore di tensione o centralina. Questo modello qua c'è la centralina affidabile, quindi è difficile che sia quella. Resta o statore o centralina. O carburatori sporchi, ma non dovrebbe andare bene i primi chilometri. Quindi secondo me è quello, qualcosa di corrente. Niente ragazzi, è finita così. Ludovico ha lasciato la moto lì al passo della Raticosa e è tornato dopo qualche giorno a prenderla. Io sono stato con lui finché non è venuta una sua amica a prenderlo e poi sono tornato al buio. Però avevo i fari sercomoto che perlomeno, dai,